Lasciatemi cominciare con una breve ma significativa citazione. Lo splendore delle armi di questo serenissimo dominio. Sono parole di Francesco Morosini. E di questo splendore delle armi rifece la sua fede e la sua vita. Un veneziano che non si può dimenticare e la cui fama ha valicato i confini della sua Venezia. Ed è per questo che l'Istituto Veneto ha voluto ricordarlo nel quarto centenario della nascita, 1619-2019, con un convegno iniziato proprio nel ricordo del giorno in cui nacque, il 26 di novembre, appunto, del 1619. È dunque con piacere che presento questo volume, dal significativo titolo L'inestinguibile sogno del dominio, Francesco Morosini, che raccoglie gli atti di quelle tre giornate a lui dedicate, anche se non è certo cosa da poco, e non è facile per me, è il compito di presentare i 13 contributi che lo compongono e che trasmettono un ritratto del Morosini, tutto sommato in gran parte inedito. L'infanzia fu segnata dalla morte per annegamento della madre, alla cui tragedia sembra sia stato coinvolto lo stesso padre, in breve tempo, entro un anno, convolato a nuove nozze. Freud direbbe che da questo nacque la sua grande misoginia. Allontanato dal padre, il suo destino fu il mare, divenendo in breve tempo da semplice ufficiale a capitano, fino ad ottenere nel 1657 la nomina a capitano generale da mare. E come tale diede seguito ad una serie di conquiste e di vittorie contro i turchi nelle isole e sulle coste dell'Egeo e dell'Asia Minore, che gli valsero nel 1688 l'elezione a doge, unico veneziano ad unire le due prestigiose cariche, capitano generale da mare e doge. Dopo un periodo trascorso a Venezia per rimettersi in salute e per occuparsi delle sue faccende personali, tra le quali la decisione di elevare un monumento commemorativo a se stesso sulla facciata della chiesa di San Vidal, e di far scolpire il grandioso sepolcro di Santo Stefano, questo parla molto del personaggio, riprese la via del mare, nominato per la quarta volta capitano generale da mare. Ma ormai a 74 anni, dopo anni di dure battaglie, era l'ombra di se stesso e la morte lo colse a Nauplia tra i suoi soldati, lontano da Venezia, il 6 gennaio del 1694. L'articolo di apertura del volume, dovuto Giuseppe Gullino, ci aiuta a capire la personalità dell'uomo, avido di onori, ma anche valente guerriero e con una certa perspicacia nei rapporti con gli abitanti delle terre vinte. È da Piero del Negro che apprendiamo la particolare tattica adottata dal Morosini come capitano generale da mare nelle sue battaglie di conquista. Battaglie compiute, come dice Piero del Negro, al dettaglio, che portavano a sfiancare il nemico più che con l'attacco diretto. Aspetti particolari delle vicende del nostro vengono approfondite da altri autori. Vera Costantini rivolge la sua attenzione agli antifatti della guerra di Candia da parte del sultanato, cioè dall'altra parte, vittoria che i turchi pagheranno duramente con la clamorosa sconfitta alle porte di Vienna nel 1683, avviando una serie di eventi che porteranno poi alla coalizione degli stati europei e alla guerra di Morea. È un mondo, quello del XVII secolo, che sta cambiando le sue prospettive politiche, come ci espone Egidio Ivetic, e che pone Vienna al centro d'Europa come baluardo contro il turco. La perdita di Candia del 1669, pur considerata nefasta per lo Stato veneziano, non ebbe poi, secondo Luciano Pezzolo, conseguenze del tutto disastrose e infatti continueranno i rapporti commerciali, economici, anche per la radicata presenza di alcune famiglie veneziane che non lasceranno l'isola e che ci sono ancora i discendenti che portano ancora dei nomi veneziani, naturalmente grecizzati. I successi di Morosini in Morea non avranno quell'esito sperato di imporre la sovranità della Serenissima come nei secoli passati. Sia Gerasimos Pagratis che Sergio Perini
seguendo diversi percorsi, riconoscono come si fosse ormai instaurata una certa refrattarietà nell'accettare le imposizioni del vincitore. Piero Falchetta ci offre una serie straordinaria di immagini, vorrei dire scattate, dai disegnatori al seguito di Morosini o in tempi immediatamente successivi alle varie fasi delle conquiste di città e fortezze in terra di Morea, nelle isole e sulle coste dell'Asia Minore. Morosini usa qui la sua consolidata tattica di conquista di posizioni strategiche, alla fine di porre una barriera fra l'avanzata del turco e l'Occidente. Non fu solo un cammino di gloria quello di Morosini, subì anche un processo per la perdita di Candia e su di lui si scatenò l'ira dei veneziani, che gli indirizzarono dei feroci libelli anonimi, la cui trascrizione dobbiamo a Gilberto Pizzamiglio. Così come da tutta Europa piombò sul suo capo l'esecrazione per avere provocato danni irreparabili al Partenone durante l'assedio di Atene del 1687, come racconta Irene Favaretto. Alla sua morte, Morosini lasciò un'enorme eredità in beni immobili e mobili. Non avendo eredi diretti, suddivise il patrimonio tra fratello e nipoti, chiedendo come clausola che tutti i primogeniti dovessero chiamarsi Francesco. Non fu questo di buon auspicio, morivano poi, oltretutto, tutti questi Franceschi morivano giovanissimi, a pochi mesi o a pochi anni, perché, come racconta Marino Zorzi, alla fine a godere delle enormi ricchezze rimase una donna, Loredana, figlia di Elisabetta Morosini e del conte austriaco Paolo Antonio von Gattaburg. L'intricata vicenda testamentaria vide andare gran parte dei beni ai parenti austriaci, anche se molti dei ricordi della vita e della battaglia di Francesco Morosini, chiamato come sappiamo il Peloponnesiaco, rimasero fortunatamente a Venezia e sono al Museo Correr. Quando muore anche Loredana Gattaburg nel 1884, dei fasti di casa Morosini e del suo capostipite Francesco, come rievoca Gino Benzoni, sembra rimanere solo il ricordo. Eppure le battaglie che si svolsero nelle acque di quello che fu chiamato il Golfo di Venezia lasciarono un segno indelebile, un'immagine di gloria, nonostante le perdite cocenti e nonostante l'Europa si stesse ormai infiltrando con le sue navi anche in Adriatico, facendo perdere a Venezia la sua supremazia sul Mediterraneo orientale. Lo stesso Mediterraneo che, come ragiona Giuseppe Arbore, continua ancora oggi ad essere fonte di pericolo e di instabilità per le crisi che vedono contrapposte le nazioni collocate lungo i suoi margini e per l'ineluttabilità della crisi migratoria. Se della gesta di Morosini sappiamo tutto, meno sappiamo della sua vita privata. Era un uomo orgoglioso e conscio del proprio valore, ai limiti dell'arroganza. Imponente di statura, come ce lo raffigurano i ritratti, dai magnetici occhi azzurri, dal portamento severo e misogeno all'estremo. Questo volume, edito nel 2021 dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, curato da Gerardo Ortalli, Giuseppe Gullino, Egidio Ivetic, con il progetto editoriale di Ruggero Rugolo e di Laura Padoan, si distingue da altri volumi di atti perché, ruotando intorno ad una sola persona, lo si legge seguendo un unico filo conduttore. Contributo dopo contributo, gli autori inanellano la storia di questo personaggio, rendendo la lettura vincente, dove dietro la figura del Morosini, in controluce, è sempre presente la Serenissima, coprotagonista e ispiratrice di tutte queste vicende che fecero del grande veneziano una leggenda già in vita.